E allora continuiamo le lezioni sull'analisi della tensione. Vabbè, ricordiamo intanto le equazioni che abbiamo già determinato, che abbiamo già trovato, l'equazione di equilibrio. In particolare, spieghiamole un po' tutte quelle che abbiamo visto la volta scorsa. E abbiamo che abbiamo definito la tensione, no? E la tensione è associata a un certo punto e una certa normale. E in funzione della normale c'è la prima regola che abbiamo visto, che è la regola della reciprocità, che dice che la tensione per una certa giacitura di normale n è uguale alla meno tensione della giacitura meno n. Va bene? In realtà l'avevamo scritto come meno t di n è uguale a t di meno n, però ovviamente è la stessa cosa. La seconda cosa che abbiamo determinato, la seconda equazione che abbiamo determinato è la dipendenza proprio della tensione in funzione di n, va bene? Che era la regola del tetraedro, l'abbiamo chiamata, e ci dice che la tensione associata ad una certa n non è altro che uguale a sigma applicato su n, dove sigma l'abbiamo chiamato tensore delle tensioni. Bene. Poi abbiamo scritto l'equazione di equilibrio del generico punto nel volumetto, e queste equazioni di equilibrio ci hanno portato a queste due ulteriori equazioni, cioè divergenza di sigma più b è uguale a 0, che è un'equazione indefinita di equilibrio. Bene. Ed inoltre sigma è uguale a sigma trasposto, cioè il tensore sigma è un tensore simmetrico. Bene. Va bene, vediamo un attimino di capire qualche conseguenza di queste equazioni, va bene? Immaginiamo di prendere una faccia di normale n, va bene? D'accordo? La cosa che possiamo fare noi è calcolarci la tensione. Bene. Come ci calcoliamo la tensione? La tensione ce la calcoliamo naturalmente attraverso la legge del tetraedro. Bene. Quindi calcoleremo la tensione T come sigma applicato su n. Bene. Questa tensione T la possiamo decomporre nelle sue componenti lungo la direzione di n e nel piano ortogonale a n. Ok? La componente lungo la direzione di n, cioè questa componente qui, date che sposto la n così si vede meglio, questa componente qui, questo è n, questa componente qui la chiamiamo sigma n. Bene. E sarebbe la proiezione della t nella direzione di n. Ok? E la sigma n, abbiamo detto, è la proiezione di t lungo la direzione di n, quindi sarebbe t in prodotto scalare con n. Bene? Ovvero, ancora una volta, t sostituendo sigma n, otteniamo che la sigma n è uguale a sigma applicato su n scalare n. Bene. Questa ci dà la componente di questa tensione lungo la direzione normale alla giacitura. Bene. E naturalmente questa sigma n viene chiamata la tensione normale. Bene. Una volta che abbiamo sigma n, potremmo anche andare a determinare la tensione proiezione, la componente, diciamo, di questa tensione proiezione su questo piano ortogonale ad n. Va bene? Questa tensione naturalmente è un
diciamo, lo individuiamo come un vettore, va bene? E sarà quello che noi indichiamo con tau n, che sarà uguale a tutta la tensione T meno questa componente sigma n, che è un vettore nella direzione n. Ok? Questo vettore agisce su questo piano qui, bene, abita in questo piano, e si chiama tensione tangenziale. Tensione tangenziale. Bene. Ok. Bene, in questo modo intanto possiamo interpretare le componenti della matrice sigma in maniera molto molto facile, una cosa che in realtà l'abbiamo già fatta proprio quando abbiamo introdotto il teorema del tetraedro, e cioè facciamo così, facciamo questa operazione, scegliamo n proprio parallelo alla direzione del nostro sistema di riferimento x1, x2, x3, in particolare lungo la direzione x1. Bene, quindi noi prendiamo un sistema di riferimento, il sistema di riferimento lo indichiamo sempre con x1, x2, x3, i vettori di questi tre assi x1, x2, x3 li chiamiamo come s1, s2, s3. Bene, sono i tre vettori. Quindi se io voglio calcolare, se prendiamo questo sistema di riferimento, facciamo un piccolo schema, un piccolo disegnino, x1, x2, x3, bene. Voglio calcolare la tensione su questo piano, lo vedete, sul piano x2, x3, non so se si riesce a capire dal disegno, cioè sul piano normale all'asse x1, ok? Che cosa dobbiamo fare per calcolare questa tensione? Intanto dobbiamo dire la normale a questo piano è la direzione s1, individuata dal vettore s1, ok? La tensione è quella che noi già abbiamo chiamato una volta T1, bene, che è la tensione associata alla normale S1, altro non è che sigma applicato sul vettore S1. Va bene? Questa è la tensione. Allora, se veramente andiamo a fare questa operazione, e lo facciamo come al solito esplicitando la matrice S rappresentativa del mio tensore delle tensioni in componenti, noi otterremo una cosa del genere: sigma 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. Bene, questo è sigma applicato adesso su S1. S1 naturalmente nel mio sistema di riferimento componenti 1, 0, 0. Ok? Quindi se faccio la solita operazione riga per colonna, faccio, guardate, riga per questa colonna, e naturalmente viene sigma 1, 1. Quando faccio la seconda riga per la colonna verrà sigma 2, 1. E così via, sigma 3. Quindi il risultato è questo. E guardate, in realtà è un risultato scontato, perché proprio quando noi abbiamo introdotto T1 abbiamo detto è un vettore che ha esattamente queste componenti, e beh, l'abbiamo naturalmente recuperato un'altra volta. D'accordo? Bene, immaginiamo a questo punto che, avendo a disposizione questo vettore T1, questa tensione, vogliamo in questo caso definire la tensione normale e la tensione tangenziale.
d'accordo? Allora, calcolo la tensione normale, ci viene un risultato naturalmente assolutamente scontato, ma la tensione normale altro non è che T1 in prodotto scalare con S1. S1 è il versore, no? È il versore del sistema di riferimento, è il versore di X1, voglio dire, del sistema di riferimento X1, X2. E questa tensione normale la calcoliamo naturalmente con il prodotto scalare tra questo vettore che abbiamo appena scritto, sigma 1, 1, sigma 2, 1, sigma 3, 1, con ancora 1, 0. Va bene? Il risultato del prodotto scalare è semplice, si fa questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, ovviamente questi sono zeri, e quindi ci rimane solo sigma 1, 1. Quindi sigma 1, 1 è la tensione normale sul piano di normale S1. Ok? Naturalmente tutto questo io lo potevo fare calcolando, cercando di calcolare la tensione sul piano di normale 2, e molto facilmente posso andare a capire che la sigma 2,2 mi rappresenta la tensione normale associata appunto al piano di normale S2, e sigma 3,3 sarà la tensione normale associata al piano S3. Ok? Andiamo avanti e determiniamo anche la tensione tangenziale. Ok? Tensione tangenziale, ok? Che dobbiamo fare? Vediamo la definizione. La tensione tangenziale è un vettore, va bene? Cioè un vettore, e sarà data dalla tensione totale meno la componente normale, ok? Quindi io devo fare tensione totale T1, naturalmente stiamo parlando sulla tensione sul piano di normale S1, quindi T1, meno la tensione normale. Vedete, qui c'è sigma n, in questo caso la tensione normale è esattamente sigma 1, 1, meno sigma 1, 1, che moltiplica la, qui abbiamo nella definizione la n, in questo caso avremo S1. Il conto naturalmente è molto semplice, perché noi dobbiamo fare esattamente questa operazione. La tensione T1, cioè abbiamo l'espressione lì, la vedete? È quel vettore di componenti sigma 1, 1, sigma 2, 1, sigma 3, 1. Meno sigma 1, 1, S1. S1 è sempre il versore, no? Della direzione 1, quindi è 1, 0, 0. Facciamo la differenza, che ci rimangono? Ci rimangono in questo vettore solo queste due componenti. Allora, rifaccio quel disegno, giusto per averlo vicino. Questo era l'asse X con 1. Questa era l'asse x con 2, questa era l'asse x con 3, abbiamo preso questo piano qui di normale S1, va bene? D'accordo? E abbiamo che la sigma 1, 1 rappresenta la componente normale della tensione, e quindi è una quantità che agisce così. Questa ha il significato della sigma 1, 1, la vedete? Va bene? Poi c'è la tensione tangenziale, che a sua volta avrà due componenti, cioè due componenti non nulle, cioè la terza componente è nulla, ovviamente. In questo caso la prima componente è nulla e poi saranno le altre due, non nulle. La sigma 2, 1 che cosa rappresenterà?
rappresenterà la componente della tensione nella direzione 2, eh? Quindi è questa direzione, questa tensione qui, questa è la sigma 2 1, la vedete? E la sigma 3 1 è quest'altra componente qui, sigma 3 1. E in altri termini quello che abbiamo fatto è questo: abbiamo preso il nostro piano, mettiamo che questo è il piano e questa è la normale al nostro piano, che era la direzione 1 in particolare abbiamo scelto, bene, e abbiamo calcolato la tensione. La tensione ci verrà qualcosa del genere, d'accordo? Questa è la tensione. Poi abbiamo fatto di questa tensione la proiezione nella direzione della normale al piano, questa qui, bene, e questa è la sigma 1 1. Poi abbiamo calcolato la proiezione della tensione nel piano stesso e ci verrà un vettore fatto così, che abita in questo piano. Questo vettore a sua volta avrà due componenti, va bene, nel piano, va bene? Una tensione sarà la 2,1 e l'altra tensione sarà la 3,1. Questo è il significato meccanico di queste componenti, ovviamente, di tensione. Va bene? Ok. Ovviamente, se noi andiamo a prendere sempre su questo sistema di riferimento x1, x2, x3, la tensione che nasce sul piano normale all'asse x con 2, eh? Quindi adesso io mi sto mettendo su questo piano qui, bene? Questo è il piano di normale 2. Avrò ovviamente una tensione, verrà, questa sarà una tensione che io posso chiamare T2, va bene? E questa tensione T2 avrà componenti lungo la direzione X2 e questa sarà la sigma 2,2, cioè la componente lungo la normale stessa, va bene? E poi avrà componenti lungo la direzione 1 e la direzione 3. Bene. E questo sarà la sigma 1, 2 e questo sarà la sigma 3, 2. Ok? D'accordo? Benissimo. Bene, quello che volevo far ricordare a questo punto è che sigma è simmetrico. Quindi sigma 1, 2 e sigma 2, 1 assumono lo stesso valore, perché sigma deve essere simmetrico. Il che significa che queste componenti di tensioni, bene, questa e questa, devono essere uguali, per forza, obbligatoriamente, perché sigma è simmetrico. La sigma 2,1 e la sigma 1,2 devono essere uguali. Cerchiamo di capirlo meglio, facciamo così, guardate. Prendiamo un cubetto, i cui lati del cubetto sono paralleli agli assi coordinati x1, x2, x3, ancora una volta. Va bene? Il sistema l'ho preso esattamente, il sistema di riferimento l'ho preso uguale a quello dei, nei casi precedenti. Che cos'era la sigma 2,1? Era la tensione tangenziale nella direzione 2 che agiva su questo piano qua, cioè il piano di normale x1, ok? Quindi è una tensione tangenziale fatta così. Questa è la sigma 2,1. Ci siete? Lo vedete? Che è la stessa cosa, agisce su questo piano qua di normale x1, cioè agisce su questo piano, d'accordo? Che cos'è invece la sigma 1,2? È la componente della tensione tangenziale che agisce invece su questo piano qui, che era il piano di normale x2, ok? E quindi è una tensione tangenziale così. Questa
è la sigma 1, 2. Va bene? E allora, per la simmetria del tensore delle tensioni, del tensore delle tensioni, la sigma 1, 2 e la sigma 2, 1 devono essere uguali. Quindi se voi avete calcolato la tensione tangenziale su questa faccia, automaticamente già sapete la tensione tangenziale su quest'altra. Perché non è? Bene. Naturalmente, come ho fatto l'esempio per la sigma 1, 2 e 2, 1, posso fare l'esempio per la sigma 1, 3 e 3, 1, oppure 2, 3 e 3, 2. Va bene? Questo proviene dalla simmetria del tensore delle tensioni. Bene. Naturalmente tutti questi elementi, queste componenti del tensore sigma nel sistema di riferimento x1, x2, x3 abbiamo capito che rappresentano tensioni normali e tensioni tangenziali, va bene? Si chiamano componenti speciali della tensione. Va bene? Ok. Detto questo, direi di porci un altro problema. Allora, noi abbiamo detto che abbiamo definito la tensione normale, la cosiddetta sigma n, n guardate che è qua, è un pedice, quindi sigma n è uno scalare, che non altro non è che la t scalare n, ovvero sigma n il prodotto scalare con n. Bene, questa era la tensione normale. Poi abbiamo definito anche la tensione tangenziale, ve la riscrivo. Un vettore tau n che è uguale a tutta la tensione t meno la sigma n per il vettore n stesso. Bene, a questo punto noi ci domandiamo il seguente quesito. È possibile determinare una, cioè esiste, facciamo così, esiste una n, naturalmente n deve essere un vettore, quindi a norma unitaria, automaticamente io sto pensando a una n a norma unitaria, ovviamente, tale che la sigma applicata su n sia uguale a lambda volte n. Questo è il quesito che vi dico. Va bene? Allora, cioè in altre parole, vediamo che implicazione ha questa mia ricerca, no? Se sigma n è diretto lungo n, va bene? Se è diretto lungo n, vuol dire che la tensione è tutta diretta lungo n, ok? E la tensione è tutta diretta lungo n. Se la tensione è tutta diretta verso lungo n, vuol dire che sul piano ortogonale ad n non esistono tensioni tangenziali, cioè le tensioni tangenziali sono nulle. Va bene? Quindi ci sta una direzione lungo la quale la tensione non ha proiezioni sul piano stesso, non ci sono tensioni tangenziali? Questa è la domanda. Bene, come al solito già capite che stiamo entrando in un problema matematico ben noto, perché questo si discute in questo modo, cioè scrivere questo significa dire: è possibile risolvere questo problema sigma meno lambda i, dove i naturalmente l'identità applicata su n è uguale a 0? Questa è la solita domanda. Bene. Naturalmente sotto la condizione che n sia di norma unitaria, da una parte lo voglio scrivere. E questo lo stiamo, è una cosa che abbiamo già visto nell'analisi della deformazione, è esattamente lo stesso problema. E infatti come l'abbiamo discusso, dicendo, beh, questo lo possiamo vedere come un sistema di equazioni, di tre equazioni nelle tre incognite, che sono le tre direzioni, le tre componenti di n. Va bene? E ovviamente che cosa può capitare? Che
se questa matrice ha rango massimo, il sistema è omogeneo, ammette un'unica soluzione, e quella soluzione, essendo omogenea al sistema, è quella banale. Cioè le tre componenti di n sono tutte 3-0. Ma io questo non lo posso volere, perché voglio che la norma sia 1. Quindi devo abbassare obbligatoriamente il rango per avere una soluzione diversa da quella banale. Quindi che faccio? Impongo che il determinante di sì meno lambda i sia uguale a 0. E a questo punto scrivo in maniera più esplicita questa equazione qua, e scrivendo in maniera più esplicita mi trovo la seguente equazione: meno lambda cubo più j1 lambda quadro meno j2 lambda più j3 uguale a 0, dove j1 è la traccia di sigma J2 è un mezzo la traccia di sigma al quadrato meno la traccia di sigma quadro. E J3 è il determinante di sigma. Questa equazione ammetterà sicuramente tre soluzioni. Le tre soluzioni sono sicuramente reali, in quanto la matrice sigma è una matrice simmetrica. Quindi la risposta alla domanda è: si esiste sicuramente. Sì, sicuramente ci sarà almeno una n per la quale accade che sigma n è uguale a lambda n. La risposta è effettivamente esiste. In realtà non è che ne esiste una sola, ma ne esistono almeno tre. No? E infatti quello che succede, e quindi togliamo questo punto interrogativo e diciamo esiste sicuramente, perché questa equazione è risolvibile, ci abbassa il rango e rende risolvibile con una soluzione diversa dalla banale questo sistema di equazioni. Abbiamo almeno tre soluzioni, e se lambda 1 è diverso da lambda 2 è diverso da lambda 3, scusate, ma questa discussione è perfettamente identica a quella che abbiamo fatto nell'analisi delle deformazioni, quindi sarò piuttosto rapido nel ricordarcela. E noi che facciamo? Se sono tutte e tre diverse fra di loro, sostituiamo una alla volta in questa equazione. Ogni volta che sostituiamo o lambda 1 o lambda 2 o lambda 3, il rango di questa matrice diventa 2, quindi avremo due equazioni indipendenti e una dipendente dalle altre due. Ma queste due equazioni indipendenti più questa in condizione che la norma deve essere unitaria ci chiudono il problema, nel senso che ci fanno determinare la n, la direzione nella quale avviene questa identità. Ok? Ovviamente queste direzioni vengono chiamate direzioni principali di tensione, e i valori di queste lambda che soddisfano questa equazione sono i valori principali della tensione. Quindi i lambda sono i valori principali di tensione e le n sono le direzioni principali. Lo scrivo qui. Quindi ricordiamo, immaginiamo di essere in questo caso, prendiamo lambda 1, lo sostituiamo qua dentro, bene,
A questo punto abbiamo due equazioni dipendenti che insieme a questo ci forniscono n1 in maniera univoca. Ok? Poi prendiamo lambda 2, lo sostituiamo qua dentro, le due equazioni indipendenti insieme a questo ci forniranno n2. Ed infine lambda 3 sostituita ci darà n3. E ovviamente immediatamente possiamo anche dimostrare che n1, n2 e n3 sono fra di loro ortogonali, cosa che abbiamo fatto, cioè abbiamo già dimostrato nel caso dell'analisi delle coefficienti. Questo è un caso, l'altro caso è quando lambda 1 per esempio è uguale a lambda 2 è uguale a, è diverso da lambda 3, cioè due degli automatori sono uguali e uno è diverso. Va bene? Allora ancora una volta, guardate, stiamo ripetendo le cose che abbiamo già detto per l'analisi delle deformazioni. Sostituiamo il diverso, come dire, quando sostituiamo questo il rango di questa equazione è 2, che insieme a questa condizione ci chiude il problema, e abbiamo un'unica soluzione, abbiamo una n, n3 mettiamo. Quando invece andiamo a sostituire lambda 1 o lambda 2, che ovviamente hanno lo stesso valore, la soluzione non è unica, ma ci descrivono tutto un piano che è il piano ortogonale alla direzione n3. Tutte le direzioni in quel piano sono tutte direzioni principali di tensione. E infine può capitare naturalmente che lambda 1 è uguale a lambda 2 è uguale a lambda 3, e allora qualsiasi dei tre lo studiamo è sempre la stessa cosa, vuol dire che questa equazione ha rango 0, quindi la richiesta che noi abbiamo su n1, n2, n3 è solo che la norma sia unitaria, e qualsiasi inversore nello spazio soddisfa questa condizione, quindi tutte le direzioni dello spazio sono tutte principali di tensione. Bene. È evidente che i valori di lambda 1, lambda 1, lambda 1, lambda 2 e lambda 3 sono delle tensioni normali. Infatti voglio dire, se noi per esempio volessimo calcolare la tensione normale associata alla direzione n, che sia per esempio la n1, possiamo fare questa operazione. Immaginiamo di fare questa operazione. La sigma n associata alla direzione 1. Bene, diciamo così, invece di chiamarla sigma n, che ci fa pensare che alla n generica, chiamiamola sigma di n1, anzi per essere più brevi sigma 1. Va bene? Cioè la tensione normale associata alla direzione n1. Bene. Allora, questa che cosa sarà uguale? A t scalare n1 abbiamo detto, ma t abbiamo detto t è uguale a sigma applicato su n, ok? E quindi sarà sigma applicato su n1, stiamo facendo la tensione normale alla giacitura di normale n1, scalare n1. Ma n1 abbiamo detto che soddisfaceva questa è la condizione qui, la condizione di direzione principale, quindi la sigma di n1 è uguale a lambda 1 n1, e lo sostituiamo.
Bene. E naturalmente N1 scalare N1 è l'identità, è l'unità, è 1. Quindi questa quantità viene solo lambda 1. Quindi lambda 1 ha esattamente il significato della tensione normale alla direzione N1, dove N1 è una direzione principale di tensione. E così, ovviamente, facendo i conti di nuovo, sigma 2 sarà V N2. Dove però la T adesso è calcolata nella direzione N2, quindi sigma N2 scalare N2, e quindi è uguale a lambda 2, facendo i soliti passaggi. Ed infine la sigma 3 è lambda 3. Ok. Qualora noi ci volessimo calcolare, adesso facciamo questo ulteriore calcolo, che è superfluo, però lo vogliamo fare lo stesso. Calcoliamoci la tensione tangenziale associata, per esempio, alla tensione di normale N1. Bene? Quindi calcoliamo la tensione tangenziale, la scrivo questo tau, bene? Associata alla tensione calcolata su una faccia di normale N1. Va bene, per definizione la tau altro non è che tutta la tensione T meno la sigma NN, va bene? La sigma NN, se siamo nella direzione N1, sarà la sigma 1 N1, ok? D'accordo? Ma la T, come al solito, la possiamo calcolare come sigma applicato su N, ovvero come lambda N. Ok? Ci siete? Quindi questa la calcoliamo come sigma applicata su N, ovviamente N1, stiamo facendo tutto sul piano di normale N1, meno sigma 1 N1. Ma sigma applicato su N1 è uguale a lambda 1 N1. Ma lambda 1 già abbiamo detto che è uguale a sigma 1. Di conseguenza qua stiamo scrivendo sigma 1 N1 meno sigma 1 N1. E quindi 0. La tensione tangenziale è nulla. Non c'è tensione tangenziale. È la nostra richiesta d'altra parte. Quando abbiamo cominciato a porci questo problema. Siamo. Questo significa che se noi vogliamo possiamo prendere come sistema di riferimento per rappresentare il tensore delle tensioni sigma, anziché il solito x1, x2, x3, un sistema di riferimento molto particolare, e cioè quello proprio delle direzioni principali. Quindi prendiamo un sistema di riferimento, adesso lo, per esempio, lo indico così, N1, N2, N3, sono i tre vettori di questo sistema di riferimento, sono, cioè le tre direzioni principali. Beh, sono tre direzioni principali e possiamo rappresentare sigma su questo sistema di riferimento. E allora come è fatto sigma? Sigma è fatto così, ci ricordiamo che sulla diagonale principale della sigma abbiamo le tensioni normali lungo le tre direzioni, e quindi avremo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Bene. E fuori diagonale principale invece avremo le tensioni tangenziali. Bene. Ma le tensioni tangenziali noi abbiamo fatto il calcolo solo sulla direzione N1, lo possiamo fare anche sulla N2, sulla N3. Queste tensioni tangenziali ci verranno sempre 0, perché era la nostra richiesta iniziale in realtà. Quindi in questo sistema di riferimento il tensore delle tensioni è rappresentato in questo modo. Ci sono solo elementi sulla diagonale principale. Va bene?